Possiamo dire che l'anno zero della deriva europea risale a 10 anni fa, con la crisi finanziaria mondiale che si è poi ripercorsa in tutta Europa e che è stata affrontata dalle istituzioni europee nel peggiore dei modi possibili, ossia attraverso la creazione della Troica, realizzazione della Troica, cioè un'istituzione finanziaria internazionale che è stata diffusa al grande pubblico come fondo salva Stati, un modo rassicurante per far passare in realtà qualcosa che di rassicurante non aveva assolutamente nulla, perché si tratta appunto di un'entità politica, la Troica, detta anche MES, Meccanismo europeo di stabilità, che ha due obiettivi fondamentali. Il primo, di continuare a salvaguardare questo sistema finanziario europeo, anche se evidentemente fallimentare, e il secondo è stato quello di far gravare sulle popolazioni dei paesi in difficoltà il peso della crisi. Come? L'organizzazione funziona in questa maniera: se un paese si trova in difficoltà e chiede un prestito, difficoltà di natura finanziaria, allora il paese deve sottostare a delle condizioni rigorose, cioè attuare le famose riforme che sono state attuate in Grecia, ma anche in Spagna, in Portogallo, a Cipro dobbiamo ricordare quello che è successo nel 2012 col prelevo forzoso, e di fatto anche in Italia abbiamo realizzato queste riforme. Riforme che hanno portato alla distruzione del diritto del lavoro in molti paesi europei, alla drastica riduzione della spesa pubblica per servizi sociali, abbiamo assistito anche alle riforme sulle pensioni, insomma tutta una serie di provvedimenti che hanno salvato gli interessi finanziari dell'Europa, ma hanno tradito quell'obiettivo europeo per cui è nata questa comunità europea, Unione Europea, che era appunto quello di garantire il benessere generale e la piena occupazione, che chiaramente tutti questi obiettivi sono stati smentiti nei fatti. Quindi è chiaro che se vogliamo pensare di uscire dalla crisi, uscire nell'ottica di una tutela degli interessi collettivi e di una salvaguardia dei valori fondamentali costituzionali, e non anteporre gli interessi finanziari a tutto questo, dobbiamo mettere in discussione questa architettura politica che fa sì che il capitale debba essere salvato a tutti i costi e che a pagare debba essere il popolo. Per mettere in discussione questo sistema, e chiaramente siamo in un ambito strettamente politico, anche se molto spesso le questioni vengono soltanto ricondotte a problematiche economiche, ma non è così, perché è una questione politica. La Troica è un'istituzione politica, è necessario anche chiedersi qual è oggi il ruolo che le multinazionali rivestono nell'ambito dell'economia globale, perché in questi mercati che sono fortemente integrati, in questo sistema di globalizzazione finanziaria ed economica, l'espansione delle multinazionali chiaramente ha un impatto politico, perché appunto noi con le organizzazioni internazionali abbiamo da un lato dato potere politico al capitale, dall'altra parte abbiamo questa enorme espansione delle multinazionali. Ed è bene che iniziamo a comprendere sino in fondo qual è l'impatto di queste entità, anche sotto il profilo, e questa è una delle questioni principali, sotto il profilo fiscale, perché oggi le multinazionali hanno la possibilità di insediarsi in diversi paesi ed ottenere grandissimi vantaggi fiscali. Le crisi in un modo o nell'altro portano grandi opportunità di cambiamento. Noi dobbiamo cambiare, ma dobbiamo cambiare questo sistema di governo dell'economia e della finanza in senso favorevole per le popolazioni e nel rispetto delle costituzioni e delle democrazie dei vari paesi coinvolti, perché così com'è la situazione non migliorerà.